Tonino chi è? Tonino era un signore che ha scolpito la scritta Tonino 78 su questo sasso, e quindi alla fine io ho detto vabbè. Ma era una scritta che già c'era. C'è già scolpita, c'è scritto Tonino 78. Allora. Ho detto vabbè, sì, beh, Tonino 78. Ma l'aveva già fatta lui allora. Non è possibile. Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata di podcast della serie Parole Verticale dei Ragni. Abbiamo già visto, sicuramente l'avete già visto, una puntata dedicata alle leggende di arrampicata. Qua ne abbiamo tre. Leggende adesso è una parola che porta un po', magari uno va a pensare che è gente che non c'è più, invece ci sono tutte e tre, come vedete, nonostante abbiano fatto molto a volte per non esserci. Maurizio Zanolla, detto Manolo, il mago, Mauro Calibani, detto Calibba, credo, giusto? Sì. E beh, il signore Alessandro Gogna, che ne ha viste di tutti i colori e con tutto ciò è arrivato a essere qua al podcast. Lo vedrete presto nella puntata delle Tre Nord, e che è un po' il trade union, l'unione fra epoche diverse. E quindi io la prima domanda c'entra magari poco con l'argomento, ma Manolo la devo fare a te, perché c'è un pensiero che rode a Marco Ballerini, tu non l'hai ancora visto il suo podcast, no. che voleva sapere se la prima volta che ti ha visto in Verdon, che eri arrivato in bici, eri arrivato davvero in bici da casa tua o c'era una macchina a supporto? Perché da allora c'è questo. No, anche se avessi avuto la possibilità, naturalmente, di evitare l'autostrada, non sarei partito da. Non avevo il tempo di arrivare fino in Francia con la bicicletta. Quindi c'era la macchina di appoggio. Di sicuro c'era la macchina. Perché a lui avevano detto i francesi: c'è un italiano arrivato, c'è Manolo, è arrivato in bici, e lui che si allenava per andare in Patagonia con la bici, ha detto cazzo. Questo me l'ha ricordato anche il Bernardo. L'altro giorno ho rifatto la domanda e gli avevo promesso che sarei andato a trovarlo, e lui mi ha ricordato che, non so perché, è rimasto terribilmente impressionato, probabilmente ero stanco quando ho bussato la porta e mi ha visto arrivare in bicicletta, e lui si ricorda esattamente quel giorno, e non so perché è rimasto così sorpreso da quella cosa. Mi piaceva la bicicletta, l'ho sempre, cioè, forse la seconda grande passione è stata proprio la bicicletta. Non potevo permettermela da ragazzino, quindi non avevo la disponibilità economica per prenderla, e quando l'ho comprata, cavolo, ho pedalato davvero tanto. Prima un passo, poi due passi, poi tre passi, poi 10, poi 100 km, 200, 300, ho pedalato proprio per passione. E una volta ho avuto l'occasione di andare in Francia e giravo con la bicicletta, non so quanto facevo in bici, ma pedalavo da Transacqua, dove no. Allora tranquillizziamo possiamo tranquillizzare, il Balera è una leggenda tanto via più, bici meno, ormai sono abituato. Mauro, quale altro sport hai praticato oltre all'arrampicata? Ginnastica artistica, calcio con i ragazzi negli sport di strada, dai miei amici in un branco con cui sono cresciuto da ragazzino, sin dall'età di 4 anni. Poi pesca subacquea, sci, alpinismo, windsurf, snowboard. Spirito libero anche te. Sì. E tu, Alessandro? No, io oltre a tutto ciò che si può fare in montagna... Non... Quindi tu sei quello rispetto a loro che ha rischiato di più, perché sei sempre stato in montagna. Non lo so. Hai rischiato anche in bici. No, voglio dire, di spontanea, sì. No, non stavo corretto, io ho rischiato così tanto sulle strade che... Dici che rispetto a... Sì, però per andare in montagna bisogna fare le strade, quindi, insomma, lui ha rischiato di meno perché abitava in montagna. Comunque siamo qua a parlare di evoluzione dell'arrampicata. Adesso vi stupisco. C'è un ragazzo, io vengo appena dai campionati italiani giovanili di arrampicata, peraltro che si sono disputati vicino alla casa di Manolo, e c'è un ragazzino, perché è colpa anche tua se c'è stata questa trasformazione di alieni, che è campione in carica di slalom gigante a 14 anni,
ed è vice campione italiano di arrampicata su corda da ieri e ha salito anche un 8C più 9A a Massone già a 12 anni. Quindi c'è stata un'esplosione clamorosa dell'arrampicata e io mi ricordo una telefonata che mi aveva fatto Manolo, la prima volta che aveva visto Gabri Moroni, mi aveva chiamato e mi aveva detto: Fabio, ho visto il futuro, posso andare anche a casa. Ti ricordi? L'avevi visto in una gara, credo di Coppa del Mondo, sì, dalle tue parti. Sì, da qualche parte l'avevo vista, sì. E ieri mi hanno detto proprio una persona che conosci, di cui non mi ricordo il nome, che quando avevi visto David Lama, vediamo se lui si ricorda, anche lì avevi detto: ah, possiamo anche andare a casa. No, sono, sì, li vedi quelli che scalano bene, che hanno quella padronanza di movimento, di controllo, sono dei felini sulla scalata, li vedi subito. Dopodiché la storia parte da lontano, per l'amor di Dio, ma poi si cambia, è giusto così. Io non sono un appassionato nel guardare le gare di arrampicata, però se capita. Ma tu dicevi proprio, io non conosco questo ragazzo, tornando a quello che dicevi prima. Ma è uno dei tanti che a 14 anni, perché la cosa incredibile è che a 12, 13, 14 anni adesso fanno quei gradi, che il primo che ha un po' sdoganato questa cosa è stato Adam Ombra, no? Adam. Certo. Adesso sono in tantissimi. No, decine, tu parlavi campione di slalom. Di slalom, cioè, come se l'arrampicata... No, però vedi, si avvicina molto anche Sinner. Sinner ha vinto... A 12 anni era campione italiano di sci, di gigante, mi sembra. Ah, non lo sapevo. Adesso è uno dei più forti tennisti del mondo, in un attimo. Cioè, forse certe... Ma credo che se hai una passione per un'attività ed hai anche una... Non è così scontato, però se sei bravo, se eccelli, se hai un talento abbastanza importante e dopo ci metti della passione, del lavoro... Arrivi, dici, comunque. No, insomma, ti è reagito dagli dèi, questa cosa, non è che... Poi il talento non basta, non è sufficiente, devi darci del tuo, mettercene tanto, che poi ce ne metti tanto e non funziona niente, perché ci vuole anche la testa, tutto deve coordinare, insomma, non è così semplice. Poi più in alto vai, più ti avvicini ai vertici, più la cosa diventa difficile, ma la cosa bella è che le cose sono cambiate. Ecco. Quando ho cominciato Alessandro, io credo che non esistesse assolutamente l'arrampicata sportiva, né libera, né tutti quegli speed sport sponsor, tutte quelle S non c'erano. Uh-huh. Io sono arrivato 10 anni dopo Alessandro e ancora non esisteva, non c'era nulla, non c'erano le falesie. Cioè, noi ci camminavamo sopra le falesie, non le vedevamo, certo. Cavolo, erano inconcepibili. Uh-huh. Ci scalevamo anche noi su qualche masso, ma era tutto calcolato. Addirittura la primavera non andavamo nelle falesie, ma alla base delle pareti delle montagne. Faccio un esempio, per esempio il Sella, e facevamo tanta di quella strada per andare al Sella, che è lunga anche da casa mia, per, come dire, abituarci poi alle scalate in montagna, che avevamo le falesie a 5 minuti da casa, ma Non le vedevo, non le abbiamo viste, non le abbiamo concepite, non le... se vuoi proprio possiamo arrivarci, come? Ma non c'era niente, questo è... se guardo come siamo arrivati adesso, che una volta avevamo una guida grande così per una montagna come il Civetta, adesso devi avere una guida grande così per 4 falesie in un posto, certo. Cioè è cambiato tutto, io forse... ho contribuito a creare questo mostro, ma non datemi questa colpa, perché ero inconsapevole. Però è bello, perché siamo arrivati da zero alle Olimpiadi. E questo è un percorso interessante. Sì, che a te, sì, una cosa che mi piace di tutte e tre qua è che nessuno di voi tre, io non ho mai letto niente di vostre dichiarazioni, tu tipo ai miei tempi. Infatti la domanda che ti stavo facendo a te è: questa rivoluzione, questi ragazzini... tanti, mm-hmm. ma credo anche centinaia, posso dire, al mondo, che vanno sopra l'8C. So che a te è questione anche un po' di ammirazione, ma te l'aspettavi quando tu hai iniziato a scalare che l'arrampicata sarebbe esplosa così? Non mi sarei aspettato che l'arrampicata sarebbe arrivata a un numero così grande di praticanti, e quindi conseguentemente insieme ai social network poi si è creata una sinergia enorme che ha facilitato le strade perché questa cosa diventasse uno sport a tutti gli effetti
e come ha detto una persona che conosco, un mio amico, oggi se non fai il 9A in 5 anni, se non ti alleni, vuol dire che non sei buono. Ma a me avevano detto serie. Che, pensa che a me nel 2000 mi hanno detto, se ti alleni due volte alla settimana e non fai il 7B è meglio che cambi sport. Adesso è arrivato il 9A. Eh sì, perché comunque oggi c'hai, cioè, se inizi a scalare c'hai tutto, tutto. Oltre alle metodologie di allenamento c'hai i posti per farlo, le persone con cui stimolarti, i gruppi che tu puoi scegliere e non solo. Poi in outdoor c'hai tutto, basta che c'è il tempo. Allora, forse non lo sapete, molti lo sapranno, ma Mauro è stato il primo campione del mondo al mondo d'arrampicata nel 2001. Di Boulder, sì. Di Boulder, 2001, di Boulder. Sì. C'era già stata la Coppa del Mondo, due o tre anni. Sì, organizzarono il campionato del mondo Boulder nel 2001 dove? A Winterthur in Svizzera. In Svizzera. Quindi tu sei stato il primo a vincere, sì, il primo campionato del mondo di Boulder, che in tutti gli sport il campionato del mondo è qualcosa in più della coppa, cioè di una serie di eventi, no? In tutti gli sport, no? Cioè, c'è il mondiale, l'Olimpiade o il campionato del mondo. Ma avresti mai detto nel 2001 che nel 2021 ci sarebbe stata l'Olimpiade? Ma si vociferava già ai tempi. Ah, che, sì, si vociferava ai tempi, anche negli anni 90, che l'arrampicata sarebbe dovuta diventare uno sport olimpico. Quindi che tu ci stavano battendo. Io faccio l'Olimpiade. Ma io non sono mai stato un garista puro sangue, cioè io alla fine ho fatto gare per uscire un po' da un ambiente di provincia e perché comunque la mia indole era molto competitiva da ragazzino di strada, ma comunque sono sempre stato molto in conflitto anche con le gare, con me stesso, perché comunque le gare non le ho mai vissute. Perché le facevi? Ma le facevo perché mi avevano portato a fare una gara ed ero capace. Ero capace nel senso che avevo un buon motore e quindi comunque sia... Ti ha detto un giorno farai l'Olimpiade? No, non lo so. No. Poi comunque le gare mi hanno dato l'opportunità di conoscere persone molto più brave di me, molto più esperte di me, e di cui sono orgoglioso di aver fatto. Loro due li conoscevi? Sì. Di fama? No, neanche di persona. Ah, di già? Allora? Sì. Da ragazzi? Sì, assolutamente. Assolutamente. Ma erano Vengo da una tradizione alpinistica, comunque sia Ascolpiceno è una fortissima tradizione alpinistica. Sono cresciuto, i miei genitori invitavano a cena Tiziano Cantalamessa e tutti gli alpinisti della nostra zona e io crescevo in braccio a loro, quindi comunque sia io sono cresciuto solo in mezzo ad alpinisti. I miei maestri sono stati alpinisti fondamentalmente, mi hanno introdotto all'arrampicata sportiva, poi dei figli di alpinisti, uno dei quali è Stefano Romanucci, che è il mio maestro storico, che mi ha dato proprio un'impostazione. Quindi molto tu quando hai vinto questo campionato del mondo comunque un pochino prevedevi che sarebbe esploso? No, io non prevedevo nulla, sentivo che c'era che proprio la volontà di portare l'arrampicata un giorno alle Olimpiadi. Sì. Qual è stato, la prima domanda la faccio a lui, il personaggio secondo te che si può dire degli ultimi 20 anni, c'è stato un prima e un dopo? Io ne ho 2 o 3 nomi in giro, perché tu sei un super storico che prima di tutto hai avuto la fortuna di essere compagno di cordata di vere e proprie leggende da ogni punto di vista, e poi sei tuttora, ogni tanto Alessandro mi chiama, ma allora questo qua che fa la Coppa del Mondo, il campionato del mondo, questo qui che ha fatto il 9A, è informatissimo, sa tutto. E c'è un nome di questi 20 anni che tu prima, più nomi, che secondo te c'è un prima e un dopo? Perché per esempio c'è un prima e un dopo effettivamente Manolo per l'arrampicata anche mondiale, non solo italiana. E di questi 20 anni tu che assisti... Non ho capito cosa c'è intendi. Un nome che ha fatto un'innovazione, che è stato rivoluzionario per l'arrampicata di questi 20 anni. Tutto il mondo italiano, sì, anche italiano, sia italiano che di tutto il mondo, sì. Ma guarda, a me quello che ha colpito in maniera veramente, anche non solo me, particolare è stato Hans-Jörg Auer, cioè, perché nel 2007 ha fatto un qualche cosa di veramente, cioè, che ha colpito l'opinione pubblica, direi, in maniera forte. Poi, dal punto di vista più magari più strettamente sportivo, sì, probabilmente insomma ci saranno stati dei nomi che adesso, però, per rispondere alla tua domanda, non mi sento di mettere un nome davanti a un altro.
Io vedo come grande passaggio tra l'alpinismo tradizionale e quello sportivo, vedo Gullick, proprio, okay. E che è stato un po' il primo, insomma. Poi vabbè, c'è lui chiaramente, ma in maniera diversa peraltro. Okay. Questi sono un po' i nomi che vedo, io di questi col prima e il dopo, ecco. Io di questi vent'anni, però forse tu eri più dentro perché io avevo iniziato da poco, quando arrivò Sharma, che alla fine era un ragazzino, mi sembra che lui arrivò a 16 anni, che aveva l'età giusto, arrivò secondo a una gara, ma soprattutto arrivarono questi filmati di lui negli Stati Uniti, che prima di tutto scalava in maniera diversa, no? E poi tu sei stato identificato come praticamente lo Sharma europeo, perché anche tu lanciavi come un pazzo, praticamente in Europa il dinamicismo nei blocchi piuttosto che nelle vie è stato associato a te, e anche a Clem Loscott, mentre dagli Stati Uniti era arrivato questo ragazzo che poi, mi ricordo che c'erano un po' i commenti di qualche scalatore classico che faceva anche le gare, che diceva, ma non usa i piedi, in realtà adesso scalano tutti come Sharma, e non era la questione di non usare i piedi, ma di saper usare il corpo in un certo modo. No? Chris è stato un mito, cioè, è stato, io lo adoro. Cioè, c'è stato un prima e un dopo. Sì, sì, assolutamente. Chris è stato una persona che ha introdotto un approccio molto hippie nell'approccio alla scalata, quindi non sportivo, non proprio molto diverso da come oggi si conducono gli allenamenti per arrivare alle prestazioni. Lui è stato veramente un ragazzo dotato fisicamente e con una passione sfrenata che si è dedicato all'arrampicata in maniera totale, con un'istintualità molto personale e che è riuscito a rompere delle barriere che sono tuttora delle colonne portanti dell'arrampicata sportiva moderna. Sì, come grado, poi aveva questo gusto. Il film sull'arco a Maiorca, tu Manolo, non l'avevi visto? Sì, 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 l'avevo visto. A me aveva colpito molto perché era lì, spettacolare. Poi lui è stato, ha investito un sacco di tempo nei suoi progetti, no? Poi perché questa realization fatta in 3 anni che andava lì più volte. Lui è stato uno dei primi, diciamo, vagabondi della scalata, se vogliamo, no? Quelli che si sono presi proprio anni di tempo per portare avanti la loro passione, no? Fred Nicol c'è stato prima ancora, e lui comunque sia stato una persona che ha dedicato proprio la ricerca della scalata, la ricerca di se stesso nella scalata. Lui è andato in India, insomma, Chris è un personaggio molto interessante che ha, secondo me, è stato un po' il papà di Adam Ondra, anche, no, se vogliamo. Sì, poi sì. Dopo... E adesso mi faccio... Dimmi. No, anche se Adam Ondra, da quel che ho potuto capire parlando con lui e sentendo magari qualche sua intervista, mi sembra che comunque è già un gradino diverso da Sharma, perché ha accettato, direi quasi... Senza altra possibilità, quello dell'allenamento scientifico, cioè, che Sharma credo che proprio scientifico, sì. Io non credo abbia che mai... Ma anche lui, tu non eri proprio per l'allenamento scientifico. Assolutamente, no. Cioè la voce, il Mauro non si allena, mai, era vera. Ho vinto un campionato del mondo allenando, cioè scalando su rocce e basta. È la verità, assolutamente. Puoi giurare che qua abbiamo Bibbia. Chi mi conosce lo sa. Ma no, ci credi? Che ci Mauro... Si allenava crediamo. Più lui o te, secondo te? Attenzione, perché spesso ci dice, ti alleni o non ti alleni. Forse vediamo. Io ho sempre dichiarato la mia manifesta integrità fisica. Non quindi avrei potuto anche invidiargliela, ma telefono mi avevi detto di lui... Tu non hai idea, Fabio, quante fibre bianche ha. Ma di sicuro, perché io se ne avessi avuto anche la decima parte le ho consumate con la bicicletta, di sicuro. Ecco. Le ho trasformate proprio in rosse, che di più non si può. No, io non avevo quella forza, non l'ho mai avuta. Io, adesso che sia chiaro, non sono mai riuscito in tutta la mia vita a fare una trazione con un braccio. Quindi ero consapevole dei miei mezzi fisici. Che peraltro Adam Ondra è arrivato a farla proprio per allenarsi per l'Olimpiade, eccetera, perché poi ha avuto il suo preparatore, ma quando già aveva fatto diversi 8C, 8C sì, più ma... la lista, dove anche lui
E infatti, no, tutti questo non significa che... No, infatti c'è una scorrelazione grossa fra... Io non facevo, io ho cominciato a scalare e non ho mai fatto una trazione, in vita mia. Quando sono uscito da Mangostini in Verdon, nel 79, c'era Troissier in cima. E mi ha detto, come ti chiami, dove vieni, cosa fai, come ti alleni? Parlava di pompe, alle prime domande hai risposto. Sì, e dopo basta, pompe, come ti chiami? Non so come si e ho provato a fare le trazioni su un olivastro lì, sono arrivato a 7, disperatamente forse 7 e mezzo, e ho detto, madonna, è dura sta roba. Quindi non ero portato per questa cosa, poi ho cominciato a allenarmi un po', ma non era... Allora, noi abbiamo incominciato a scalare addirittura, io per caso, quando il compagno, il maestro che mi aveva condotto in una piccolissima falesia vicino a casa, diceva che era vietato allinarsi, perché altrimenti così erano capaci tutti. Sì. Quindi si parte ancora prima dell'allenamento che non esisteva. Quindi io le prime volte ho anche accettato il consiglio del maestro, dopodiché... c'era qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non va. Io devo provare a fare un pochino di più. Che poi di nascosto, Cassini eccetera si allenavano, però si vede che era arrivata la corrente di pensiero del... Sì, ma erano tempi un po' più strani. Ma si allenavano in maniera molto diversa. Sì, a caso, certo. Sì, però proprio... questo era, io rubavo qualche tempo per fare delle traversate, delle cose, insomma, ma niente di più, e siamo arrivati molto avanti senza mai fare... Sì, credo che potremmo parlare anni 80, dopo metà degli anni 80, quando abbiamo cominciato a crearci una listarella da appendere un po' ovunque e cominciare a fare le prime trazioni. Questo l'avevi copiato da qualcuno o ognuno per conto suo diceva, no, devo trovare una lista, no, una abbiamo, trave, qualcosa? Perché so Gullic, perché... il famoso Pan Gullic, poi... lui si era iscritto tipo a scienze motorie in Germania, e un professore che faceva, lui aveva preso la pliometria dall'atletica, certo. Ha detto, ah, ma voi andate su, no, facciamo pliometria alle braccia, in due hanno creato il sistema del Pangu. No, cioè, assolutamente lontani da questo, forse non so, eravamo con Heinz e Roberto. Ah sì, 82, abbiamo, sì, 83, abbiamo detto, ma perché non ci facciamo una... Lines era un po' quello un po' più aggiornato su queste cose. Quindi siamo andati, io ricordo, al Fabro che era lì a Trento. Siamo fatti costruiti 3 listelli di ferro con un gancio. Ci abbiamo messo sopra un listello di legno. Questa sembrava una cosa, ma era anche noiosa. Cioè, era un po', e fai 5, fai 10, 5, e quante ne fai? Recupera meno. Ma no, era una cosa... insopportabile, non avevamo idea di come ci si potesse allenare, non c'era proprio un concetto, non c'era niente che ci potesse aiutare per trovare un sistema che ci facesse progredire, perché quando, sì, forse possiamo risalire ai primi anni 80, quando avevamo quasi completamente esaurito quello che sembravano le difficoltà sui muri, lentamente arrampicata si è spostata su un'inclinazione più importante. È stato un processo naturale. Dal verticale andare un po' allo strapiombo. Dai muri di casa mia, arco, cominciava ad apparire Lumignano, Erto, e lì sentivi che avevi bisogno di un aiuto più importante. L'arrampicata diventava più fisica. E non era sempre possibile trovare delle scorciatoie, delle scappatoie, certo. Dovevi cominciare scorciatoie a chiudere. Scorciatoie tecniche. Sì, non era sempre così facile. Quindi era evidente che si potesse trovare, era necessario, ma anche evidente che c'era qualcosa che stava cambiando in un modo importante. La cosa che mi sorprendeva era che attorno avevo compagni di scalata che avevano 10 volte più forza di me. Alcuni rifacevano anche 10 trazioni sul buco del tubo di ferro. Avevano una forza, ma non riuscivano a superare il 7A. C'era qualcosa che non capivo. Quindi, ma se avessi quella forza, ma si potrebbe fare di più? Prima o dopo arriverà qualcuno che ha entrambe le cose. Era inevitabile. E sono arrivati. Allora, sì, sono arrivati, e come. Ma la cosa interessante è che fino a certa difficoltà potevi ancora trovare
attraverso soluzioni tecniche. Esempio, io ero dotato naturalmente di una scioltezza che era davvero esagerata, e questo mi permetteva con diversi contorsionismi a salire vie, per esempio anche a Erto, risparmiando un demonio di fatica su difficoltà ancora abbastanza alte, 8A, 8B, quei gradi alti, senza avere questa grande forza. Dopodiché era inevitabile che per continuare su quelle cose lì avevi bisogno. Ma non era sufficiente fare delle trazioni con un carico, era ridicolo, dovevi trovare qualcos'altro. Poi io non ero così tanto appassionato a queste cose, non ho mai dedicato tanto tempo a... Anzi, se mi avessero detto devi fare le Olimpiadi, e poi per fare le Olimpiadi devi chiuderti in una stanza 4 anni a prepararti, no. Non avresti una follia, ma no. Poi io potevo allenarmi, che ne so, 1 mese, 2, 3, poi quando dovevo cogliere il frutto di quel lavoro prendevo la bicicletta e andavo un'altra parte. E questo, quello che dici, vabbè, io lo conosco bene, perché sai che alleno, che poi sei venuto alla gara di Coppa Italia di Bressanone, cioè, hai visto i gaisti di adesso, hai parlato con la mia bea, per esempio noi puntiamo alle Olimpiadi e lei si allena come un atleta olimpico di qualunque disciplina, quindi 365 giorni all'anno, Natale compreso, mattina e sera, doppi. Infatti lei qua aveva detto una frase che tra gli scalatori un po' ortodossi ha anche colpito, che dice: io ammiro chi ammiro di più e chi ha la testa per allenarsi di più, perché certo. Quelli a cui diciamo che non ci mettono tutto l'impegno li ammiro di meno, non per il contenuto che fanno, no, che magari è altissimo, io non sarei capace di fare qualcosa assolutamente né in montagna e probabilmente neanche in falesia di certi gradi, però chi si allena tantissimo ed è capace tutti i giorni di rispettare una cosa verso un obiettivo, per lei non plus ultra, più piacendole tantissimo la scalata. Questa cosa qua c'era già quando hai iniziato? C'era qualcuno già così impostato? Sì, assolutamente. Ci sono stati tantissimi atleti che erano già atleti con la maiuscola, predisposti all'allenamento, che si allenavano tantissimo, ma anche in Italia. Cioè, tipo, sono stati, fai dei nomi. Vabbè, Christian Brenna, il Canon, Luca Zardini, ma Dino Lagni, comunque sia, Alberto Gnerro, tutta gente che si è allenata veramente tantissimo, sicuramente in maniera magari meno scientifica di quanto lo si possa fare oggi. Quello è... Sì, io sono rimasto molto stupito, adesso lo racconto a tutte e tre, un francesino, Mejdi Chal, che ha 18 anni, ha appena vinto 2 tappe di Coppa del Mondo, Boulder, e lo stesso Gabri mi ha detto: non abbiamo mai visto nulla di simile. Questo è come Tomoa Narasaki, che negli ultimi 10 anni lui e Ondra, a mio parere, sono le due stelle polari. È un Narasaki più forte, giovane e forte. E la cosa che auguri. E questo è stato la ma infatti sono tutti preoccupati del mondo, giapponesi compresi, perché vedi una persona sciolta come lui, certo, esplosiva come te, ma tecnica come Adam, in più giovane a 18 anni, che evidentemente con l'allenamento, predisposizione mentale eccetera ha portato l'arrampicata a dei livelli. Io li ho visti dal vivo, da vicino, i blocchi di Coppa del Mondo e anche le vie di Coppa del Mondo, e oggettivamente è un qualcosa che... Poi l'Olimpiadi ha portato proprio da Tokyo a oggi addirittura un ulteriore cambio di marcia, no? Che per qualcuno che ha attaccato un po' l'idea romantica dell'arrampicata sta un po' magari deviando da quella che era la filosofia romantica, però di fatto questi sono scalatori fortissimi, che poi si divertono molto andare a scalare fuori, eh? Questo è da dire. Qualcuno sì, qualcuno no. Probabilmente i giapponesi so che sono molto devoti solo alla plastica. Sì, anche molti europei. Okay, beh, immagino. Alla fine chi ha vinto l'Olimpiadi è stato uno spagnolo, un ragazzo peraltro di 18 anni spagnolo, che quando fuori era bello, era solo lui, è stato 1 anno e mezzo in palestra, mentre i vari Megos e lo stesso Adam, che insomma avevano anche i loro progetti, qualcuno, certo, a Seus, qualcuno a Flatanger eccetera, alla fine poi l'Olimpiadi, sai, devi essere forte quel giorno lì eccetera, ha vinto un 18enne che ha sacrificato delle estate. Ma voi non credete che i risultati delle Olimpiadi siano stati un po' falsati dal discorso della speed?
Assolutamente sì. Allora, che occorresse sì. E a essere molto bravi in speed sì. Quando Ondra probabilmente non ha mai neanche mai pensato. Allora, un po' devo dire fino a un certo punto, perché poi la cosa che c'è questo aneddoto che io sono ormai nelle gare che alleno, lo so. La cosa curiosa è che Tomo Narasaki, che è un boulderista spaventoso, che ha portato il tuo stile a livelli clamorosi, lui per le Olimpiadi si doveva allenare per la speed, è andato davanti alla speed e ha inventato, credo in giornata, quel gesto chiamato Tomoa, sì. Che poi è quello che ha fatto sì che la speed, da piuttosto noiosina a vedersi, perché alla fine era una velocità, ma una velocità un po' contratta, un'esplosività continua, per questo la speed adesso è meravigliosa, che vedi sto sparo, ha inventato questo gesto che si chiama Tomoa, che in pratica è un, uh-huh. È un boulder che ha fatto... che ha bypassato una presa e ha reso il tutto un po' più veloce, e lui ha perso le Olimpiadi perché ha sbagliato la Tomoa. Tomoa Narasaki, che era il più forte in boulder e in lead, era dietro Ondra e Schubert, ma insomma se la giocava come terzo quarto, aveva le Olimpiadi in tasca, e in Giappone, in ironia della sorte, ha sbagliato la Tomoa che ha fatto vincere altri. Questo è un po' lo sport, le gare sono gare, le gare sono gare. Poi adesso sulle Olimpiadi ci sarà la combinata lead e boulder a Parigi e la speed a sé stante, poi ci saranno le tre discipline. Poi ho visto, questo lo so perché alleno, in realtà tra boulder e speed, dal punto di vista dell'allenamento, siamo praticamente, per me, molto molto, c'è molta compatibilità. Mentre la corda, anche se il boulder sta sempre più portando l'esplosività, la coordinazione, la dinamicità anche in queste vie di corda, la corda è già molto, è già un po' diversa. Devi avere ancora la famosa resistenza, ma non come ai tuoi tempi quando facevi le gare, probabilmente perché adesso pronti via al terzo speed devi fare un'ottoa di sono durissime, un'ottoa di boulder per rinviare il secondo e il terzo, è così. È una cosa che poi era quello che tu hai vissuto quando hai chiodato Terminator e ti sei accorto che su Terminator dovevi fare 7-8 sì, 9 movimenti molto duri. Ma certo, ma no, ma le cose, ma è il discorso che avevo accennato prima, le cose cambiano. Adesso noi pensiamo che il ragazzino abbia fatto qualcosa di eccezionale, fra 10 anni arriverà un altro ragazzino che certo. Porterà avanti, perché aumentano appunto gli arrampicatori, quindi c'è più un bacino più vasto, più profondo dove attingere, e pensiamo, stiamo diventando sempre più come dire, più numerosi ma anche più pigri. Invece gli sportivi continuano ad esserci, a riuscire a spostare i limiti, le barriere. È chiaro che più ci avviciniamo alla cima sarà sempre più difficile muovere questa difficoltà, ma ci sarà sempre qualcuno che arriverà a sconvolgere nuovamente le difficoltà, e è naturale questo, ed è giusto che ci sia, perché noi non avevamo quel concetto di allenamento, ma non è vero che non ci si allenava. Non è vero che non avevamo la dedizione al sacrificio all'allenamento. Era anche, come dire, presente, solo che avevamo altri obiettivi, altri concetti. Il dedicarsi per arrivare a conclusione di una via non era così scontato. Provavamo una via on site, non entrava, pazienza, ne facciamo un'altra. Certo. Non ho mai pensato a lavorare tanto un tiro, era noiosissimo. Devi capire che noi arriviamo da quando ogni tentativo dovevamo toglierci i rinvii. Non esisteva lasciare un segno di magnesite. E i rinvii non li lasciavi su per fare il secondo tentativo? Mai, secondo perché tentativo, sennò via tutto. Peccato mortale. E tutto il primo tentativo era fatto on site. E si puntava a quella scalata, cioè non c'era il monto la via, ma fammi un piacere, e poi con la chiodatura, che col primo speed potevi anche le caviglie potevano arrivarti all'orecchio, quindi c'era quei retaggi alpini, ci siamo portati in Falesia per le prime volte, hanno continuato lungo, c'è poco da fare, i run out, se non c'è dentro un po' di sale che andiamo a scalare. Non ditemi niente, non voglio sapere niente, perché quella era quella la curiosità di trovare la difficoltà e superarla senza saperne assolutamente nulla. Io addirittura prima di accettare lo speed ho fatto una fatica terribile, quindi no. Questo era il modo in cui scalavamo, quindi io mi sono accorto molto tardi che per esempio lavorare una via
ti dava un'efficacia per la resistenza, certo, sovrumana rispetto a fare trazioni o stupidaggini su un trap. Certo. Questo l'ho capito molto dopo. E solo negli ultimi anni, dove in pratica, quando ormai sembrava tutto perso, dove fra acciacchi, tempo che scorreva, treni che passati, ho detto proviamo a investire, andare a grattare il fondo di quel barile fisico, atletico, che non ho mai fatto, e ho cominciato un allenamento un po' più intelligente, dove però dovevo già gestire in una maniera difficile i recuperi. Certo. Perché a 50 anni non hai più questa capacità di recuperare. Ma anche gli acciacchi. E il dolore. Sopportare quindi il dolore fisico e però mirare, quindi non più lavorare sui punti deboli, ma continuare a irrobustire quelli forti per arrivare a risultati più alti. Mm-hmm. E la cosa funzionava perché... Perché tu fino a 50 anni hai fatto gradi più duri di quando ne avevi fino 20. A 54, poi naturalmente, parliamoci chiaro, quando le personalità diventano tre, ora una che piange dal dolore, una che tiene duro perché vuole andare avanti, l'altra si mette a parte a ridere, è quella più nella stessa persona, ti fa capire che è ora di scendere e lasciar perdere. Però stranamente a un certo punto ho visto che ho fatto fatica a riprendere, perché io avevo una continuità quasi giocosa con l'arrampicata, fino a un certo grado mi divertivo a vista e andavo, potevo fare anche 20-30 tiri, avevo questa, ma non riuscivo a spingere di più. Un bel giorno mi sono detto no, basta, adesso voglio fare qualcosa di più, ma ero già avanti con gli anni, ma ho impiegato tempo, non un anno, 3 anni per formare quella condizione di base che mi permettesse di arrivare a oltre 40 anni a fare quello che non pensavo di poter fare, l'8C, l'8C+, il 9A, e poi ho smesso anche di dare i gradi, quindi non voglio nemmeno saperlo, però sembrava che ogni anno potesse andare ancora di più. E questo ha fatto riflettere, chissà se avessi fatto prima queste cose. E per questo non ti ha sorpreso che il ragazzino di adesso fa queste assolutamente cose. Perché se sono arrivato a fare certe difficoltà a quell'età, figuriamoci, tu dici adesso, no, un ragazzino che comincia a scalare a 3 anni, che si rende conto di essere nato per farlo, quindi ha una predisposizione motoria per fare quelle cose e ha la passione soprattutto per farlo, perché la passione ti porta a superare cose inimmaginabili, a sopportare la fatica degli allenamenti, la parte mentale, lo stress, continui ad andare perché hai una motivazione forte e cominci a formarla a quell'età. Mamma mia, io penso che arriveranno tanti gli arrampicatori da 18 anni che arriveranno anche a 16 a fare quelle cose e lo abbiamo visto, la storia insegna questo. Poi può anche darsi che ci siano delle attività come la ginnastica, che fino a una certa età hai una grande possibilità di esprimerti al massimo e poi non riesci più per ovvi motivi. Questo è anche, sì. Il nuoto, per esempio. Poi le età si spostano in base all'evoluzione di quell'attività. Questo non ne so nulla, però di sicuro arriverà ancora tanta gente che stupirà, che farà cose straordinarie in tutti gli sport. Anzi, lo sport si sta... sta cambiando ed è molto più rapido, molto più veloce. Guardiamo, io non guardo il calcio, non lo seguo, ma il calcio una volta era passaggio, adesso insomma è rapidità, tutto il basket, il tennis, il ciclismo, dai. Ciclismo, tutto. La maratona la preparano con le ripetute di 400 metri. Maratona fa paura, è compresa la maratona, perché la maratona sembra una cosa lenta a vederla, ma fanno paura. In bicicletta io farei fatica, se non sono allenato a seguire un maratoneta, non con le bike, ma con una bicicletta normale, è così, lo sport sta cambiando, gli atleti cambiano in base a... Mauro, a proposito di sport sta cambiando eccetera, te, una cosa che aveva colpito un po' tutto il mondo, Tonino 78, perché è stato quel boulder che ha portato, ma prima di tutto l'area di casa tua, perché era casa tua, era una storia che a me era piaciuta tantissimo, perché ha spostato in alto il livello della difficoltà, che è arrivato non nel cuore di un posto
dove tutti scalano, ma da fuori, perché anche c'è stata qualche polemica intorno che a me fece anche un po' ridere, ma poi ti dico perché. Io ero dalla tua parte senza conoscerti, però no, perché si diceva come può dare un grado che era l'8C più senza aver fatto prima l'8C, quando la storia dell'arrampicata, cioè senza aver provato prima Dream Time, la storia dell'arrampicata nei tempi di Alex Huber, Gulli, era che uno faceva un tiro senza per forza aver fatto l'altro, anche, anzi all'inizio era molto difficile anche come logistica andare, certo, e il nome che avevi dato, tu lì sei stato un passo, hai fatto una pietra miliare della storia dell'arrampicata moderna. Vabbè, partiamo dal presupposto che Meschia, la zona dove io abito, è stata un po' la culla del bouldering italiano insieme a pochi altri spot in Italia in quegli anni. I boulderisti non esistevano praticamente, il sì, boulder non era codificato. Sì, è stato uno spot per te però, perché senza di te l'avrebbero conosciuto. Sì, è stato uno spot perché Meschia nessuno... Diciamo che una mia esigenza personale, come ti dicevo prima, che comunque avevo proprio bisogno di fare boulder, che io facevo boulder sul pannello, quindi a un certo punto io sono arrivato a cottura, ho detto io ho bisogno di pietra perché il pannello non mi soddisfa a sufficienza, leggevo riviste internazionali, Fred Nicole, i parigini con Fontainebleau, quindi avevo bisogno di trovare uno spot, ho chiesto a un mio amico, senti ma dov'è che posso trovare dei sassi da arenare, questo mi ha mandato a Meschia, 30 sei minuti da casa. Sei stato anche fortunato. Iper fortunato, praticamente mi sono trovato le Gorge du Verdon. Cioè, lui, come se mi avesse trovato Seuse sotto casa praticamente, vabbè. Vabbè, però lui c'aveva il Totoga, quindi... sì, però non è proprio a 30 minuti, buon... va. Vabbè, ok. 30 minuti no, cioè, per... è vicino a casa. Sì, cioè, per te, per come fai te il sentiero, però va bene. E quindi, vabbè, da lì si è attuato tutto un processo di crescita interiore, quindi di abbandono della strada principale, che era la strada delle gare con la corda, perché oggi si chiama lead, una volta si chiama arrampicata con la corda, e non è che ho abbandonato, è che da lì ho cominciato a seguire una cosa perché la sentivo più mia, più profondamente mia, conoscendo persone che mi insegnavano, che con cui condividevo, quindi dei grossi, insomma, brainstorming sia fisici che mentali, e quindi alla fine è nato questo benedetto boulder con tutta una fase di evoluzione importantissima, che è durata una decina d'anni a fuoco, dove io comunque vivevo praticamente immerso nella natura H24, e Tonino è stato un po' la fine di un percorso, perché io prima mi sono dedicato all'apertura di passaggi e non volevo soffermarmi troppo su un singolo passaggio da lavorare, ma mi piaceva macinarne a raffica, anche perché venivo dall'arrampicata con la corda in cui dovevo fare tantissimi movimenti, quindi io non sono mai stato uno che riposa, questo è stato anche un mio grande limite, tuttora lo è, cioè quando scalo sui sassi dopo 5 minuti devo fare il tentativo, io non ce la faccio, infatti mi devasto. E Tonino è stato invece quel qualcosa... Nelle gare moderne in realtà tu andresti bene, perché con i tempi che fanno 4 minuti... A me piacciono molto le gare moderne, a livello proprio gestuale le trovo molto affini, mi sarebbe piaciuto confrontarmi in questo mondo qua. Oggi chiaramente mi rendo conto che... La carta d'identità è un po' più... Non solo, ma se casco da un blocco di quelli mi spacco un ginocchio, anche perché sono dei sassi, sono dei blocchi altissimi, pericolosi, anche, cioè devi avere proprio anche una fisicità, insomma, reattiva per non farti male. Detto questo, Tonino è stato quel qualcosa che serviva a me stesso per dimostrarmi in primis a me che ero capace di parcheggiare sotto una cosa e di mettermi alla prova fino a che non portavo a casa quella cosa. Ed è durato un anno questo processo, tra festa e fiera, perché non so, mai stato un... Però ce l'avevi in mente tutte le notti, via. Sì, sì, assolutamente. Il mio obiettivo era quello, io dovevo portare a casa quell'obiettivo che era prima... Inizialmente quello era un sasso dove ci si riparava dalla pioggia, perché era un grande tetto e nessuno pensava che ci si sarebbe mai potuto scalare. E un giorno ci ho scalato e l'ho fatto, quindi alla fine è stato quello un po' la cosa magica che il boulder ti regala, insomma, quindi l'apertura mentale del boulder che mi ha portato a salire quelle cose. Poi oggi c'è un'iperspecializzazione dei grandi lavoratori, dei passaggi duri, anche qui oggi noi parliamo di gare, ma fuori si vede proprio che c'è gente che sale passaggi estremamente difficili, specializzandosi e iperspecializzandosi proprio per l'arrampicata su roccia, in natura, sui sassi. Sono ragazzi eccezionali che hanno delle doti uniche. E chi è che dei nomi moderni ti impressiona di più? Uno dei nomi moderni di arrampicatori su giovani su roccia? Di boulder su roccia. Vabbè, io per Nicky Ceria. Io l'avrei voluto qua. Vabbè, no, che c'è. Nicky Ceria mi piace molto perché è un romantico, perché comunque sia un ricercatore, una persona molto aperta
trasversale sul passato, molto riconoscente, molto insomma una persona brillante, intelligente, e che sta salendo cose difficilissime e sta avendo una dedizione all'arrampicata che secondo me è unica, è fuori da un meccanismo social rumoroso e ciarlatano, ed è una persona che sicuramente è molto solitaria, ma per me è eccezionale. Tonino chi è? Tonino era un signore che ha scolpito la scritta Tonino 78 su questo sasso, e quindi alla fine io ho detto vabbè, ma era una scritta che già c'era. C'è già scolpita, c'è scritto Tonino 78. Ha detto vabbè, sì, Tonino 78. Ma l'aveva già fatta lui allora. Ma possibile. Alessandro, invece tu hai fatto un paio di libri che sono io li ho, e fra l'altro pare che adesso sono libri da collezione che valgono anche. Rock Story, Mezzogiorno di Pietra, mi viene sempre in mente Mezzogiorno di Fuoco, che è il nome del western, ma io Mezzogiorno di Pietra e Mezzogiorno di Fuoco sono molto simili anche come concetto, e 100 nuovi mattini, no? E peraltro c'è sempre la sua foto ovunque, perché molti dei mattini di storia di Roccia e di cose le hai fatte con lui. È una cosa che di te ci aveva appassionato quando abbiamo iniziato a scalare. Fa, guarda, c'è un vecchio che comunque è andato fin dall'inizio insieme ai giovani. Anche a me adesso mi chiamano vecchio i miei ragazzi. Chiamano già vecchio quelli di 30 anni. Apposta. E tu sei passato proprio dalla fase di Scarponi, no? Sesto, settimo grado, che poi qui c'è tutta un discorso storico, perché prima degli Scarponi, Gervasutti, comici, eccetera, con le scarpe di feltro erano arrivati anche a difficoltà fino al 6B. Dopo quegli Scarponi, il 6B cioè, è precipitato al quinto. No? Mi hanno raccontato una storia che sulle scarpe, con le scarpe che avevano tipo feltre e spadriglia, in realtà gli pisciavano sopra perché così facevano più aderenza sulla roccia. Certi 6B sono dovuti anche a questo trucco. Questo me l'hanno appena detto, non so se tu lo sai. L'avevo sentito. Era uno che l'avevi sentito anche te. A me, uno che ha detto l'ho visto fare. Vabbè. A me sembra una leggenda. Ma però chiusa tonda. Non si capisce perché l'orina sia meglio, allora anche non l'acqua. Non lo so, però col bagnato non arrampicavano tanto bene. No, voglio dire. Però chissà, magari come si chiama? Non lo so. Sotto le spadriglie, come si chiama il materiale? La corda. Magari, non so se la non lo so. Comunque, parliamo di corda. Sì. No, però, no. Vabbè, questo ma. Tu hai visto questo passaggio e hai cominciato a vedere. Prima di tutto hai assoldato i fenomeni del momento. Cioè, com'è che hai conosciuto lui, Marco Bernardi? Cioè, e quando hai visto lui, cosa hai detto? Come quando lui ha visto Sciarba e come quando qualcuno ha visto Mauro la prima volta, no? Ma diciamo che lui è stato preceduto dalla sua fama, perché già si sapeva insomma che cosa. Quando è che l'hai conosciuto? Ci sto pensando davvero. No, è passato un bel po' di tempo, perché tu sei venuto, già famoso. Tu sei venuto a casa mia quando siete andati al Manaslo. Nel 78, forse, no, dopo. Io a casa tua? Sì, così mi risulta. Ma perché? Per bivaccare? Per bivaccare, perché... Ah, no, prima bivaccare. No, non mi ricordo davvero. Sei davvero sicuro? Forse era Massarotto. Guarda. Hai ragione, non eri tu. Sì, però c'era Massarotto, sono sicuro, con Toio De Savorgnani c'era Massarotto. Io non credo proprio, noi ci siamo conosciuti dopo e non... Ma era non prima dell'80, giusto? Sì, con lui. Scusa, donna... Sì. No, non avete fatto attimo, delle... No, aspetta un attimo. No, Alessandro, calma. Adesso io, no, allora, io faccio degli errori 79, aritmetici che meglio che non voglio... Ti do una data certa. Nel 79 io tornavo abbiamo dal fatto... Manaslo, perché avevo fatto il Manaslo. 79 ho fatto il Manaslo. Ho fatto un anno... Non era 79 il Manaslo. 79. No. 79 dove guarderemo marzo 79 davvero. Comunque 79 noi ci siamo incontrati a Misurina, che c'era, tu facevi con no, me no era dopo perché io sono stato bocciato
ad Alagna, è corso guide. Ah sì? Sì, è stato bocciato. Non scalavi bene? No, è stato bocciato perché ormai è andato in prescrizione. In prescrizione, possiamo anche permetterci di dirlo. Alagna avevano un bar e ogni sera gli si finiva il fusto di birra. E l'ultima sera, il giorno dopo c'erano gli esami di teoria e siamo arrivati molto tardi. Eravamo io e Loggioni, dei Pellegrini, e scalavamo naturalmente la parete nord dell'albergo perché era tutto chiuso. Alle 6 del mattino, non so, gli esami erano alle 8 e mi hanno chiesto i vari tipi di valanga. Io ho detto, sentite, io conosco solo quella nebulosa, ci rivediamo a mesolina. Non ero in grado di affrontare l'esame. No. E quindi comunque, sono sicuro che Misurina è arrivata era l'80, dopo. Hai ragione, era l'80. E forse anche dopo 80, perché, 81. Scusa, no, adesso sono certissimo, perché nel 79 a giugno, quando era appunto Misurina, io ero al K2 e quindi impossibile. Impossibile. No, infatti ho saltato. Quando hai scalato con lui la prima volta? Prima dell'80, giusto? No. Dopo. No, perché nell'80 appunto ci siamo conosciuti a Misurina. E tu mi hai venduto uno zaino a sì, e vendevi tutto, usato. Mi ricordo, a tutto quanto la stessa cosa, quindi che ne so, un chiodi, uno zaino, una è tutto 200 lire, una cosa sì, come, non so, o 2000 o 1000 lire, tutto a. E lui era già famoso. Sì, sì, sì. E dove la prima volta che abbiamo scalato, io credo che sia a finale, poi quando siamo andati a dicembre, io credo, adesso no, potrei no, andare no, a controllare. Un mese, non me lo ricordo. No, dicembre, sono sicuro. E quindi era l'80. Ma tornando all'esperienza dei scarponi, perché siamo partiti da lì, allora io vi devo raccontare una cosa che probabilmente sapete già, è che quando ho cominciato a scalare io, che quindi era 62, 63, quegli anni lì, c'era un famoso detto di Cesare Maestri, che allora, ragazzi, cioè, era il guru, no? Che diceva, lo scarpone deve essere rigido, rigidissimo, perché deve essere la naturale prosecuzione dell'appoggio. Ecco, il contrario di adesso. Di fronte a questa affermazione che nessuno osava contraddire, perché diceva perché lui scalava bene. Madonna, voglio dire, che fa la solitaria dalla Oppio al Cross dell'Altissimo, dici vabbè. Cioè. Quindi, con questo dettame, ma a nessuno passava per la testa che si potessero usare scarpe un pochettino più flessibili, morbide o più precise, diciamo, da un altro punto di vista, non precise perché stavano sul millimetro che era orizzontale, perché quella affermazione dei maestri funziona se l'appoggio è un millimetro ma orizzontale, cioè, perché se non è orizzontale non funziona, no? E se è un po' storto, quindi nessuno osava proprio contraddirlo, e scarponi rigidissimi. Io ho scalato soprattutto con un modello che si chiamava René de Maison della Galibier, che nessuno aveva oggi dentro più una lama addirittura, che c'aveva dentro una semilama, non era proprio lama totale per tutta la suola, era una semilama. E però la cosa che forse vi stupirà di più è lo scarpone doppio, perché siccome con l'invernale è stato inventato lo scarpone doppio, no? Dalla Lowa tedesca siamo arrivati poi anche ad altre marche, tra cui Galibier, che ha fatto questo altro modello de Maison di scarpone doppio invernale, anche lui con la semilama, col quale io ho fatto la Walker da solo. Cioè, lì è granito, non è calcare, però la precisione lì, insomma, non è che fosse un granché, ma nessuno si lamentava. Certo. No, io sono andato subito in conflitto con gli scappati. sì, no, ma sì, no. Tu come avresti reagito a questo? Vai. Piuttosto i piedi lunghi. Sì. Probabilmente. Anzi, la prima volta che ho usato le scarpette, che erano delle PA, le Pierre Alain, era il 74, quindi quando ormai
Ah beh, già nel 74. Sì. A questo per me giunge nuovo. No, allora, beh, all'estero c'erano già anche prima. A Fontainebleau usavano già le scarpette. Sì, lo sapevi tu. Che no, Pierre Alain avesse fatto Pierre Alain le scarpette. Pierre Alain negli anni 50, sì. Pierre Alain, ah, sì? Certo. Beh, Blosarzo sempre sa di avanti. E anche poi anche Lady. Ecco perché ma è la Chiesa che chiamava la scuola. Ecco perché Mesdi adesso vince, perché è tutto figlio della storia. Sì, probabilmente c'è un treno. Anche Lady sono degli anni 60, insomma, non è che... è che poi però nessuno le usava sempre perché c'era perché questa storia. Maestro, sì, che maestri diceva che non c'era. Sì, non perché non c'era maestri in Francia, perché in Francia maestri. Però perché c'era De Maison che produceva le scarpe rigide. Vabbè, e niente, quindi nel 74 ho usato per la prima volta Steppe A e ho avuto anche la stupidità totale di usarle da solo. E le ho usate su... Uno dice, vabbè, ma allora proprio... in Valle dell'Orco c'è una via sulla piramide che si chiama Fessura per Pea, che ha aperto Motti, aveva aperta due anni prima, un anno prima. E sono andato lì a farla da solo e non sono mica caduto. Mi sono fermato sulla cengia, una delle cose che ho rischiato di più. Sei caduto e ti sei fermato sulla cengia? Sì. Veramente? Sono caduto perché non ero capace di muovermi con sta roba ai piedi. Veramente, sono caduto. E dico, ma qui forse sto facendo una cazzata, e sono sceso per una... Sì, il primo tiro era abbastanza facile. Per dire la difficoltà, insomma, che c'era per noi, lui dice di no, nel senso che lui ha incominciato subito. Io ho avuto veramente, ci è voluto non tanto tempo, ecco, per capire la bontà di quanto ci stava succedendo, però... Sì, 2 o 3 volte ho faticato un po'. E quando hai visto lui scalare? No, ma no. Beh, lì era già passato un po' di tempo. Era passato... Io ho cominciato con gli scarponi, perché quelli dicevano. Sì. Abbiamo fatto cose difficili con gli scarponi, certo. Perché abbiamo liberato vie come la Cassina, a Trieste. Assolutamente. Con gli scarponi. Sì, liberato. Ah, certo. Sì. Liberato con gli scarponi. Quindi mi adattavo agli scarponi. Però mi rendevo conto, ma perché vado in Falesia, piccolissima... con le scarpe da ginnastica e poi mi metto gli scarponi. Ma oltretutto io ho avuto anche un momento di serio ripensamento, non ho capito perché ero come dire un po' contrario ai compagni di cordata, e allora una volta ho detto io, voi andate con gli scarponi e io vado con le scarpe da ginnastica. Ma eravamo in montagna ed era inverno. Quando sono sceso, naturalmente, camminare sulla neve, figurati, un disastro. Quando sono arrivato al bivacco, era il Tissi, in civetta, ho chiesto al compagno, senti, accendiamo il fuoco, io mi faccio un pisolino, stai attento al fuoco, alle scarpe che si asciugano. Quando mi sono svegliato, c'era un mucchietto di ceneri, comprese le scarpe, e quindi... scendere da Tissi fino a Fondovalle con i sacchetti di nylon ai piedi mi ha fatto capire che forse gli scarponi hanno ragione loro. Però è durato pochissimo questo momento di dubbio. Sono passato subito alle scarpe da ginnastica, che poi prima di arrivare alle scarpette ce n'è voluto un po' di tempo, perché io non conoscevo niente di cosa stava succedendo in Francia. No, ma anche in Italia succedeva. Ma non avevo contatto con nessuno. Consolino negli anni 69-70 usava, e 71 usava le scarpe da pallacanestro. Cioè, eri indietro. Ha fatto la via dei fakiri. Ha fatto la via dei fakiri alla Scottoni d'inverno con le scarpe da pallacanestro, lui e il suo compagno. Da pallacanestro. Sì, ma poi la cosa interessante... Era il 71. Non c'erano altri. No, la cosa bella era che poi prendevamo le scarpe, ma non è come adesso, le scarpe servivano per andare all'attacco, fare la via e la discesa. In Dolomiti attacco arriva anche 3 ore, 8 ore a scalare e magari altre 3 a scendere, sempre con le stesse scarpe. Quindi non è che... Bisogna prendere un po' comode queste scarpe. Certo. Quindi non so che efficacia potessero avere rispetto a... Però insomma questo è il passaggio per arrivare a quelle che poi sono state davvero le scarpe, per me, più innovative, le AB, perché
li ha comprati a Marsiglia, sembrava di mettere i piedi in una roba. È vero. E però devo anche dire che da Marsiglia sono arrivato in treno, sempre con le vie ai piedi, fino a casa. Quindi comode queste scarpe. Erano terribili, terribili, terribili. Erano davvero scomodissime, però erano quelle che c'erano di meglio sul mercato a quei tempi. Sì, perché le Asolo, quelle che abbiamo dopo, progettato con Chouinard, era il 76. Quindi siamo uscite nel 76, era già almeno 4-5 anni che le B andavano in giro. Io non ero a conoscenza. Era fuori dal gioco. Però. Le prime scarpe che ho acquistato, da quelle, come dire, le pedolette da scalata, io non mi ricordo la marca. So che facevo il militare, le ho messe ai piedi, perché naturalmente mette i piedi al posto. Quando hai fatto il militare? 78. C'erano già anche le San Marco, c'erano già. 76 io non. Sì, c'era già. Oltre... Comunque sono sceso dal treno e si sono spaccate. C'erano già due o tre marche. Sul tallone a metà, non è che sono proprio solide queste scarpe. Non c'era ancora una gran scarpa in giro, non so. No, poi dopo è diventato tutto molto più. Le prime B le ho comprate a Marsiglia, quando sono stato in Francia la prima volta. Sì. Questi francesi, Bero e quelle erano scarpe. Si comprano a Marsiglia, pioveva, sono andato a Marsiglia, abbiamo comprato le scarpe, le ha prese anche Icaro. Mm-hmm. Icaro che non, quando siamo partiti per la prima spedizione per andare in Francia al Verdon con quella famosa indicazione sulla rivista, io avevo visto una rivista che si chiamava Delirant Vertical et Gazot, tutta l'informazione che avevamo sul Verdon, guarda, qui voglio andarci. Icaro faceva parte della spedizione appena conosciuto ed era uno speleologo. Quindi andavo in Verdon con le tre informazioni, uno speleologo e Gigi chiamato il folle. Quindi avevo due scudieri, era proprio una botte di ferro. Però lì, quando abbiamo conosciuto questi francesi, che poi e la pioggia francese, non cascato pochissimo perché era pioggia, un giorno siamo andati a Marsiglia e Icaro che non aveva... E quando siamo partiti da casa, lui ha fatto la spesa e ha preso una cioccolata. E ho detto, ma Icaro ti basterà per una settimana? Sì, io mangio poco. Eravamo già a metà strada da Fiera a Finale, che aveva già consumato la cambusa. E l'unica spesa che gli ho visto fare è stata queste famose EB, quindi siamo tornati tutti a casa con un paio di EB e quelle erano le prime scarpe che io ho visto. Ma guarda, proprio concettualmente, sicuramente dopo le prime che sono state le PA, le EB sono state, pur essendo cattiva scarpa tutto sommato, è scomoda, sono state le migliori. Dopodiché sono venute le Canyon dell'Asolo, quindi che ho nominato prima, e poi il passo avanti è stato fatto da Marie Acker. Cioè, c'era anche San Marco, mi sembra, no? Esistevano o no? Sì, sono venute fuori prima delle e poi siamo andati alla sportiva a lavorare sulle scarpe. Non vorrei adesso magari qui San Marco ci sponsorizza. No, non c'è problema. No, allora, mi sembra di ricordare una. Vi metto all'ordine, concludiamo qui questa prima puntata, perché dividiamo in due con voi tre, facciamo un po' di pausa. E poi partiamo di nuovo dal 2023 per la seconda puntata. Un po' di pausa, intanto vi saluto e ricordatevi che ci sarà il seguito di questa puntata.